Allora, diciamo che un giorno, un giorno è così, un giorno è accomodato, un giorno è accomodato. Posso? Palumbo Michele, Gargiulo Giuseppe, Codicella Vincenzo, Somma Gennaro, Imparato Luciano, Damor Antonio, Ospizio Anna, Sabatino Michele, Raia Francesco, Palumba Carmine, chi è che ha Bartolomeo? Sindaco, sì, presente tre assunti. Ricordo che per il giorno approvazioni per quale seduta precedente. Vediamo, ci sono interventi? No. Allora, si passa alla votazione. Unanimità? Tutti presenti l'altro. Secondo punto, concessione suolo cimiteriale per la realizzazione di cappelle gentilizie a favore del signor Romulo Antonio. Per azioni il consigliere Somma Gennaro. Allora, la concessione a favore del signor Romulo Antonio, che nel 1984, con il protocollo 1385, il signor Buolo Mario, nato a Piemonte e residente a Castellammare di Stabia, inoltrava un'istanza di rilascio di una concessione di un suolo cimiteriale da realizzare in quanto di un suo fratello morto nelle campagne della Russia, nella guerra, dove adesso tuttora si trovano le spoglie depositate del cimitero di Piemonte. Ci fu concessa successivamente al signor Volo una cappella gentilizia sul vecchio punto di cinta del cimitero di 3,60 m. Successivamente ci fu una variante nel 2006 dove chiesero la ricostruzione di nuove cappelle posta all'entrata del quartiere dove sta il parcheggio, a nord-ovest. Comunque, ci fu questa variante e furono assegnati 5 lotti. Ci fu una delegalizzazione di queste cappelle che furono spostate sul lato opposto del cimitero. Furono assegnati 5 lotti, di cui uno non ancora realizzato. Nel 2007 il signor Buolo Mario, con nota 15.11.587, chiese che la concessione fu volturata al nipote Buolo Antonio, nato a Castellammare di Stabia, nato a Piemonte, residente in Gragnano. Esatto. Ci fu concessa questa, gli fu data questa fortuna e ci è stato fatto dall'altro lato opposto una cappella di circa 10,50 m che dovrebbe realizzare questo volo, attualmente dovrebbe realizzare questo volo Antonio. Nel 2009 il signor Volo Antonio iniziò una procedura con il comune. Che poi fu interrotta e poi attualmente è stata ripresa. Nel 2004 la tariffa del suolo era di euro 500. Attualmente dal 2004 al 2014, cioè con l'aumento ISTAT, si è riportata ad euro 700 a metro quadro. Si propone questa votazione per... C'è un incremento, allora deve pagare il signor Buon Antonio alle casse comunale euro 4.900 per il suolo concesso, per la differenza. Ci sono domande? Ci siete interventi? No, noi il Consiglio Comunale credo che deve rispondere alle esigenze dei cittadini del Comune di Piemonte e spero che con il nuovo piano cimiteriale si riesca a dare l'opportunità a tutti i concittadini di Piemonte per trovare la possibilità di
giusta opportunità a tutti i cari che poi sono, vengono a mancare una sepoltura dignitosa. Grazie. Ci sono altri interventi? No. Allora passiamo alla votazione, che è favorevole. Votiamo anche l'immediata esecuzione del provvedimento. Sì, allora votiamo anche l'immediata esecuzione del provvedimento. Sì. Stesso esito? Sì, sì, stesso esito. Vabbè. Secondo punto, terzo punto all'ordine del giorno, modalità di rateizzazione con i concessori, contributo di costruzione del 50%. delle somme dovute al conguaglio dell'operazione sanatoria degli abusi edilizi, legge 4785, 724-94, nonché operazione prevista dall'articolo 36 del PM 380-2001 e sanzione ambientale prevista dall'articolo 167 del decreto legislativo 167-92. Ci troviamo in particolare momento di crisi sia economica che finanziaria che attraverso il nostro Paese e quindi è apparso opportuno offrire la possibilità ai cittadini di definire le pratiche di condono, le istanze di sanatoria, previo un pagamento agevolato delle somme a titolo di obbligo di mutualizzazione. Quindi si propone di deliberare su richieste naturalmente degli interessati dei cittadini la rateizzazione degli importi o degli interessi dovuti per legge da un minimo di 6 rate a un massimo di 36 rate. La rata minima si attesta circa dalle 400 ai 500 euro. Fino a 500 euro l'unica soluzione è in proporzione oltre i 15.000 euro in 36 rate. Nel caso poi ci dovessero essere, diciamo, dei casi particolari, no? Particolarmente di incidenze di disagi particolari, si può andare anche oltre le 36 rate, e questa lo stabilirà naturalmente la giunta comunale casa per casa. Quindi è un atto praticamente questo praticare momento che è, a mio avviso, importantissimo, e ciò l'abbiamo detto molto al consiglio per l'approvazione. Vediamo se ci sono interventi. No, volevo solo, ma spero che queste rate non siano aggravate da interessi e spero che almeno andiamo incontro a questi cittadini che purtroppo oggi in una situazione di crisi economica cerchiamo di snellire pure lei che è un finanziere, lo sa, l'interesse è lo so, però un tasso minimo molto agevolato, perché purtroppo lo sappiamo, alcune volte non facciamo come le agenzie governative, come Equitalia, che per dire alla fine gli interessi mangiano il capo e capitale, siamo sempre. Che poi il cittadino resta legato a livello debitorio all'ente comunale per sempre, per tutta la vita, lo lascerà in eredità ai suoi figli. Vediamo. Questa è una forma di eccezione. Ma purtroppo lui politica non la possiamo praticamente dire senza interessi. Se ho detto troppo il minimo previsto dalla legge. Se il consiglio comunale. Io chiedo alla giunta di applicare il minimo, possibile. Per la crisi spera dice un tasso agevolato di interessi, cioè delle scuole almeno gli interessi legali per legge, con i minimi previsti dalla legge. Perché quindi questi non possiamo farlo. Non l'ho scritto, non ce l'ho usato. Allora ci sono altri interventi? No, si vota. Allora si vota. Chi è favorevole? Chi è contrario? Unanimità. Allora è stato. Anche qui votiamo immediata esecuzione anche di questo provvedimento. Allora. Siete d'accordo? Lo stesso esito? Lo stesso esito, intendo come sono. Ok. Quarto punto all'ordine del giorno, assestamento generale del bilancio di previsione 2014. Qua. Si tratta di un'operazione di verifica generale di tutte le voci del bilancio, sia di entrata
che è uscita con lo scopo di assicurare la legge di bilancio. Il Consiglio è l'organo competente a farlo entro il 30 novembre, cioè a indicare che dal 31 dicembre fino al 31 dicembre non si può fare nessuna tradizione di una persona per confondere di sempre quindi dall'ultimo bilancio approvato di 30 settembre 2014 ad oggi sono state fatte variazioni di bilancio per un totale di circa 174.000 euro, ce l'ha legato praticamente al... Con questo assestamento in effetti viene garantita sia la regola tecnica sia la regola contabile, perché questa proposta è stata fatta con questo favore, oltre che dal responsabile delle aree finanziarie, anche dalla revisione dei conti. Quindi viene rispettato il patto di stabilità, tutto quello che viene finanziario. Anche equilibrio finanziario. Vediamo se ci sono interventi. Non ci sono interventi. Allora si passa alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Unanimità. Anche qui proviamo la immediata esecuzione. Stesso esito? Stesso esito. Sì. Ok. Modifica e integrazione del piano industriale dei servizi di igiene urbana. Qua c'è un errore, tutto potente. Non è il licenziato che dice, ma questo chiede. Vabbè, non lo siamo noi, sì, lo siamo quando facciamo il piano. Allora, quinto punto, modifica ed integrazione del piano industriale servizi igiene urbana. Causa alla fine dell'anno, entro il 31 dicembre, scade il contratto con la tecnologia e servizi e quindi si deve indire una nuova gara. Si passa da un piano, che così possiamo definire il primo piano, il piano A, a un piano B, ossia serve una nuova capra, è stata presentata una integrazione al vecchio piano industriale che c'era, naturalmente con degli obiettivi chiari e precisi dell'amministrazione. C'è un obiettivo economico, cioè a dire che il prossimo anno, il 2015, il costo della raccolta differenziale, ossia il costo del ruolo proprio della raccolta differenziale che nel 2014 si è attestato a circa 600.000 euro e nel 2015 si deve attestare con un 10% in meno, cioè a dire 5,55, tranne questa cifra qua. Naturalmente per raggiungere questo, oltre questo obiettivo di natura economica, c'è un altro obiettivo che è quello di migliorare il servizio della qualità. Io penso che forse questo è l'obiettivo più importante, quello di tenere il paese pulito. Un passo avanti sicuramente è stato fatto, l'hanno pensi che l'hanno fatto quando abbiamo tolto dalle strade tutti quei castoretti che erano diventati una specie di potenziale, ma molto c'è ancora da fare. Quindi pulizia delle strade, l'obiettivo economico. Poi soprattutto dobbiamo cercare di aumentare la percentuale di raccolta differenziale che nel 2014 si è attestato all'incirca attorno al 60-62%, è obiettivo dell'amministrazione in questi ultimi due anni di legislatura di superare il 75% della raccolta differenziale. Dopo si lo fa attraverso il piano 20-30%. Con questo nuovo piano industriale in cui tra le novità c'è quello che il differenziato viene raccolto una sola volta a settimana, l'uno e due volte, e gli altri sono vengono raccolti gli altri 3 giorni. Così facendo potrebbe diminuire il differenziato
aumentare il differenziale. Con questo eccessivamente sta adesso un altro piano, il piano C, il piano terzo, quale dovrebbe andare in vigore in parte quest'anno, in quanto siamo stati finanziati dalla regione Campania per circa 130.000 euro per un acquisto di attrezzature a Chirana, per installare il locale che si trova a via Madonnina, e poi linee ufficiose. Siamo stati anche finanziati per un centro di raccolta, anzi una vera e propria isola ecologica, da realizzare a via Cantonelle nel posto dove stanno adesso i depuratori, gli ex depuratori della. Quindi si propone praticamente di approvare questo nuovo piano industriale ad integrazione di quello precedente. Se ci sono interventi, vediamo. Nessun intervento, allora possiamo passare. No, l'unica cosa che volevo dire sul fatto un po' della spazzatura, siccome che c'è in piazza, porto continua a muovere, che le bollette rispetto all'anno scorso e quest'anno sono aumentate, che non è vero. Io propongo ai cittadini che hanno questo problema di andare agli uffici tributi e verificare se c'è stato un errore oppure c'è, perché da fatti reali c'è un abbassamento del 10%, non c'è un aumento. E allora se c'è stato un errore, io invito i cittadini a presentarsi agli uffici tributi se ci stanno degli errori sulle bollette, sulla qualsiasi cosa. Il ruolo del 2013 è uguale al ruolo del 2014, sì, con la differenza, differenza che non viene versata un'addizionale al fondo dello Stato dello 0,30 che corrisponde è automaticamente questo 10%, in effetti il è uno sgravio che va non applicato, praticamente quindi è diventato uno sgravio a favore. Esatto. Invece si dice che è stato fatto tutto al contrario, che c'è stato un aumento. Invece non è vero, perché a volte tu, stando in piazza, perché facendo la professione di sensi dalla materia, invece non è così, loro tu lo spieghi, lo fai capire, mi sembra che. La differenza potrebbe essere che mentre nel 2013 l'imposto è stato diviso in quattro rate, nel 2014 sono entrati in tre rate, ma se vedete che la rata è più maggiore, perché le cose si ma è la rata, ma non è l'importo finale, non è l'importo finale. Io questi pezzi di abbiamo in realtà che non trovo, ci sono dei cittadini, se i consiglieri sono dei partecipi che portano al comune, cittadini che dicono che hanno pagato l'imposto superiore all'anno scorso. Noi facciamo lo scopo. Per la verità, quello che me l'hanno detto, io c'è stato io in primis di dire, metti di macchina di comune, andiamo al comune e verifichiamo se c'è un errore, oppure perché però si sono rimangiate le parole, perché siamo andati sul coppa volta mi è andata la sede e diceva, vabbè, allora forse ho capito male, non è bello per esempio. E lo sgravio dice che c'è stato, perché non si è perso più andata. La cosa che bisogna dimenticare sfuggita da vivere è che dal 2015 quindi sia i servizi di raccolta, sia i servizi di spazzamento, sia i servizi di trasporto viene esternalizzato. E non solo questo, e i dipendenti comunali, che poi sono dei banchi naturali, che fanno parte di questi servizi, rientreranno all'interno dell'ente e saranno addetti alla manutenzione ordinaria. Quindi avremo praticamente sotto il giorno la squadra che ci cercherà secondo queste capacità di rendere il paese perlomeno le strade del paese, e questo è il compito che spetta alla struttura. Che io sappia, si è dato in carica di fare un progetto generale di tutte le strade di Rimini dove. Un piano di manutenzione generale e delle strade e degli edifici scolastici a proprio ferro, con l'obiettivo praticamente nel 2015 si dovrebbe evitare, con un po' di tempo che abbiamo impiegato, praticamente che punta sulle strade, perché se fosse fosse lui si verifica spesso volte che il cittadino a volte si apre un
crea i problemi praticamente alla Cassazione, alla Assumazione, se vedete degli incidenti che ci abbiamo, vengono del tutto eliminati. Vale. Passiamo alla votazione, allora che favorevole? Aiutate. Passiamo a... Sesto S, no? Sì. Punto sesto. Sindaco, prima di discutere questo punto, sì. Volevo dire che per questo punto per carità allontanarmi. Allora, se allontano il consigliere. Vuole stare il riconoscimento del sono anzi, se ci sono. Il sesto punto, il riconoscimento a termini fuori bilancio, a seguito della sentenza del Tribunale di Torino Annunziata numero 2221-2014. Garciuno Michele. Garciuno Michele? Sì. Allora, c'è una sentenza del Tribunale di Torre. A favore del signor Gargiulo in merito a un appezzamento di terra che nel 1980 fu individuato delle zone a causa del terremoto, dell'evento sismico, e il comune individuò delle zone dove installare delle prefabbricate di legno, e fu individuata via San Giovanni. Fu installato questo manufatto, questo prefabbricato, dove con delibera del 1987 il comune riconosceva come occupazione per il suolo lire 1649.000 lire da corrispondere al proprietario signor Gargiulo dal periodo dal 21-10-81 al 31-12-1986. Nell'anno 2011 il comune di Pimonte, su richiesta di identità di occupazione complessiva di 7.427 pari ad euro 3.836, la somma complessiva da corrispondere a signor Gargiulo, che non ci è mai stata corrisposta. Allora, a questo punto il signor Gargiulo ha chiamato in giudizio il comune di Pimonte. Chiamato in causa il comune di Pimonte, nel 2012 è stato rimosso, questo prefabbricato, perché c'era anche dell'amianto, era presente dell'amianto. Comunque, il giudice di Torre si è pronunciato per l'occupazione che non è stato mai ritenuto al signor Gargiulo Michele, e ha riconosciuto euro 5.600 oltre gli interessi, e riconoscendo all'avvocato Antonio Sicignano 2.310 oltre accessori. Questo è purtroppo non possiamo fare perché per ulteriore altri se facciamo un ricorso non vale la pena fare il ricorso. Questo è il problema che noi abbiamo ereditato. Esatto, perché è stato rimosso nel 2012 dal 1986 che si doveva sgombrare. Noi si vediamo come noto, questo per legge, questo provvedimento va mandato e alla Corte dei Conti, esatto, perché c'è stata una negligenza da parte dei giudici e alla Revisione dei Conti. Allora noi chiederemo al Revisore dei Conti di relazionare in merito, perché se c'è responsabilità, questa responsabilità, se c'è dei responsabili, non venga gravata al comune. Ognuno per la propria parte si vede la propria responsabilità, esatto. Quindi si vede io mi spiego meglio, c'è l'obbligo di legge di trasmetterla alla Corte dei Conti, ma non è che c'è l'obbligo che la Corte dei Conti ci deve rispondere. Allora noi chiederemo viceversa, che il revisore dei conti ci deve relazionare. Allora, giustamente questo lo possiamo chiedere alla Corte dei Conti.
possiamo dire che c'è l'ipotesi di danno erariale. Se sussiste. Se sussiste praticamente questa ipotesi di danno erariale. Danno erariale dei ma già dall'86 si doveva rimuovere. Perché questo qua è stato in effetti l'ente, giustamente il proprietario mette a disposizione in fondo dell'occupazione personale di un proprietario. Viene stabilita l'indennità, sì. Ci sono i fondi naturalmente già predisposti dalla prefettura, allora c'è quindi chi si dovrebbe fare? Io vado a 15 anni, così da quando è stato 86? Dall'80, il giudice gli ha riconosciuto dall'86 al 2011. Niente, stiamo parlando da pensieri. Dall'86 al 2011. Ma che fa? Dici, pare 10.000 euro. Meno occupazione. E 10.000 euro, nel fazzetto 1.000 euro, 500 euro, pure 500 euro. Perché l'emergenza è finita nell'86. Sì, aspetta, le zone di conti, ci deve relazionare, perché l'organo competente a vedere per quale se c'è se c'è un danno nella piazza nei confronti del lente oppure no, perché se c'è un danno purtroppo perché se è finanziario ovviamente una paura ma se lo servizio finanziario se il servizio tecnico pure deve essere un mezzo che se no un mezzo che no. Cioè, quindi questo fatto qua lo approfondiremo. Quando si deve ringraziare 10.000 euro dalla cassa di comune da indicare che già si è andato in porta. Chi è favorevole a tutti in tutti, anche qui, allora diamo mediante si dice la persona. Stesso esito. Identico questo. Ok. Bene. Settimo punto, approvazione schemi di convenzione per lo svolgimento di concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015-2019, determinazione. Qua è scaduta la convenzione con la banca di credito comunale, che sarebbe il nostro tesoriere. La nostra Castaforte. La nostra Castaforte, la Rotta del Bello è scaduta questa convenzione da circolare. Abbiamo dato due prove in 6 mesi, tirare in 5 ore, sia così. Che si deve fare, si deve preparare la gara per vedere chi è il prossimo tesoriere dell'ente. Quindi è stata predisposta una convenzione proposta per l'articolo che una volta approvata praticamente fu partito il partito per determinare chi deve essere il nuovo tesoriere dell'ente. Vediamo se ci sono interventi. Bisogna fare, siamo obbligati a farlo. Quindi chi è favorevole all'unanimità, lo stesso immediata, si vota l'immediata esecutività del provvedimento. Modifica al regolamento per l'applicazione. Ottavo punto, l'ordine del giorno. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale componente TARI. Il 30 settembre, se non vado errato, è stato approvato il nuovo regolamento della TARI. La TARI, cioè a dire la tassa sui rifiuti, sostituisce nel 2014 la TARES o TARS. In questi regolamenti della TARS o TARES era indicato all'articolo 74 del numero 9 di riduzioni ed esenzioni. Precisamente era prevista l'esenzione per gli edifici comunali e anche per le caserne di carabinieri. Nel nuovo regolamento di questa della TARI non è stata riportata per misure probabilmente per misure materiali o tecniche. Quindi si propone al Consiglio di aggiungere praticamente all'articolo 1 del comma 660 della legge numero 147 aggiungere una nuova esenzione del tributo, aggiungendo la lettera D in cui si dice che l'esenzione si estende anche ai locali adibiti a caserme dei carabinieri. Va bene? Se ci sono interventi, no. Si passa alla votazione. Chi è a favore? Unanimità? Naturalmente sì. Dispone all'ufficio naturalmente di effettuare lo sgravio relativo e all'articolo 13 e nei casi in cui fosse stato pagato la prima rata, questo lo dobbiamo insegnare al segretario,
dice che Elisabetta che Dio ti dispone uno sgravio del 2013 che non è stata fatta di questa tassa. E anche dei casi in cui sono stato pagato una volta lo sgravio e del 2013 e anche per l'eventuale in cui si è stato pagato e anche eventuale 2014 ovviamente per questo tipo di agevolazione. Ok, va bene. Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la concessione del patrocinio di utilizzo dello stemma del comune di Ponte. Consigliere? È stata fatta una piccola modifica per quanto riguarda la concessione del patrocinio dello stemma del comune di Ponte, che mentre prima doveva passare in giunta e venne approvata in giunta comunale, adesso può essere anche fatto direttamente dal dirigente senza convocare una delibera di giunta. E quindi questo facilita anche i tempi di concessione, però gli altri punti comunque non cambiano, si deve richiedere sempre 10 giorni prima dalla manifestazione oppure dall'evento che cui serve questo patrocinio oppure lo stemma. E solo questo è il cambiamento della lettera, che anche io ogni tanto dirigenziale può prevedere la concessione dello stemma o del patrocinio. Ma quando si tratta di stabilire le procedure, ci si dà perché si fa di giugno, si stabilisce questo patrocinio. Ci sono interventi, passiamo alla votazione. Il favore è favorevole. Anche qui facciamo l'intendiato. No, sul regolamento no. Sul regolamento no. Aspettiamo il caso. Allora, ringrazio. Grazie. Quanti abbiamo?